La seduta è ripresa e l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, alle quali risponderanno la Ministra dell'Interno, il Ministro della Giustizia e la Ministra dell'Istruzione. Invito gli oratori, come sempre, a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. Ora il senatore Dunvalder illustra l'interrogazione numero 1756 concernente il rilascio delle carte di identità elettronica in lingua ladina della provincia autonoma di Bolzano. Come sempre per 3 minuti. Grazie Presidente. Signora Ministro, l'articolo 10 del decreto legge numero 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge numero 125 del 2015, prevede le modalità di emissione della nuova carta di identità elettronica CIE. Con il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, recante regole tecniche di attuazione della CIE, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta di identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato. Nella provincia autonoma di Bolzano dovrebbe partire a breve il servizio di emissione da parte dei comuni della nuova CIE in forma trilingue, italiano, inglese e tedesco. L'articolo 32,3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 574 del 1988, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, provvede che le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina nei territori comunali di Ortisei, Val Gardena, San Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni di Oltre Torrente, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto. A tutt'oggi, nonostante la norma di attuazione menzionata lo preveda espressamente, non sembra che sia stata contemplata la lingua ladina nelle CIE che saranno rilasciate dai comuni citati, in quanto le dotazioni software fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non la prevedono. Si chiede quindi di sapere quali siano i motivi per i quali nell'emissione delle nuove carte di identità elettroniche non sia stato tenuto conto delle specificità linguistiche presenti in territorio del Trentino Alto Adige e Südtirol, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 574 del 1988 citato, e se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere in tal senso. Grazie. La Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signora Ministra. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sul servizio di emissione della nuova carta di identità elettronica avviato nella provincia autonoma di Bolzano, ponendo l'accento sulla previsione normativa contenuta nel DPR numero 574 del 1988, che prevede che la stessa venga emessa in alcuni territori comunali in lingua italiana, tedesca e ladina, oltre che in inglese, lingua predefinita dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2015. Nel mese di maggio è stato avviato presso il Comune di Bolzano il rilascio della carta d'identità elettronica bilingue italo-tedesca, e ciò è il frutto di un percorso che ha coinvolto il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, e particolarmente complesso sotto il profilo tecnico-amministrativo, in quanto ha comportato la necessità di adottare l'impostazione grafica e gli standard tecnici definiti per la carta d'identità elettronica a livello nazionale, in modo da corrispondere al peculiare assetto autonomistico presente in quei territori. Il documento d'identità ha assunto la veste grafica plurilingue e tale caratteristica ha necessariamente comportato difficoltà nell'elaborazione dello schema dei testi e delle formulazioni da riprodurre, in modo da comprendere caratteri grafici identici e l'utilizzo di una terminologia che è stata condivisa con i rappresentanti istituzionali dei diversi gruppi linguistici interessati. A seguito della positiva conclusione della realizzazione della carta d'identità elettronica italo-tedesca, si può ora procedere ad approfondire la progettualità della carta d'identità con traduzione in lingua ladina
ivi compreso il formato della stessa. A tal fine potrà rendersi necessaria una modifica tecnica al citato decreto ministeriale del 2015 per una specifica configurazione del supporto per la carta italo-tedesco-ladino, perché lo stesso dovrà essere predisposto per l'introduzione di 4 lingue: italiano, inglese, lingua predefinita, tedesco e ladino, nel rispetto della previsione dell'articolo 32 del DPR 574. Darò quindi un personale impulso ai necessari ulteriori approfondimenti al fine di consentire anche il rilascio della carta di identità con la lingua ladina. Ritengo comunque di segnalare che nelle more della definizione dei necessari aspetti tecnici propedeutici all'avvio delle attività di emissione del documento, il commissario del governo per la provincia di Bolzano, unitamente al consorzio dei comuni, ha già predisposto in lingua ladina le note di trasmissione e le istruzioni di attivazione della carta di identità elettronica bilingue italo-tedesca, al fine di agevolare i cittadini residenti nei territori della Val Gardena e della Val Badia nell'utilizzo del documento. Quanto sopra, nel doveroso rispetto della normativa vigente che si ispira al riconoscimento e alla tutela delle minoranze linguistiche, quale principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale. Ministra, interviene ora la senatrice Cirinnà, illustra l'interrogazione numero 1763 concernente l'indicazione dei genitori nei documenti di identità dei minori. Sempre per 3 minuti, prego senatrice. Grazie signora Presidente. Grazie signora Ministra per essere qui. Nella mia interrogazione io sottopongo alla sua attenzione la questione del rilascio della carta d'identità per i bambini delle cosiddette famiglie arcobaleno. In data 3 aprile 2019 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale una direttiva dell'allora Ministro dell'Interno che modificava le disposizioni di un altro decreto ministeriale del 2015 e ripristinava la dicitura padre e madre sui documenti di identità dei minori, con particolare riferimento alle carte elettroniche necessarie per l'espatrio. Congiuntamente a questo, un altro veniva modificato il DM 23 dicembre 2015, che specificava che le richieste di carte d'identità elettroniche valide per l'espatrio del minore, quelle domande dovevano essere presentate congiuntamente da padre e madre allo sportello anagrafico. Di conseguenza, cosa accadde nel 2019? Venivano immediatamente adeguati tutti i testi della modulistica e anche del sistema elettronico, con la conseguenza che soltanto le domande supportate da due genitori di sesso diverso venivano accolte e sono tutt'oggi accolte. È noto a tutti, non solo in quest'Aula, che la presenza di due genitori di sesso diverso non è una condizione comunque presente nella vita di tutti i minori. Penso semplicemente, senza voler andare troppo lontana, ai minori orfani. In particolare esistono nel nostro ordinamento bambine e bambini che per effetto di iscrizioni anagrafiche o di sentenze di adozione in casi particolari già passate in giudicato e regolarmente annotate a margine dei loro atti di nascita, hanno ad ogni effetto di legge, non servono ricorsi, non servono i tribunali, non serve Cassazione, hanno già ad oggi, ad ogni effetto di legge, due genitori dello stesso sesso, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di richiedere ed ottenere per i loro figli un documento di identità corrispondente all'identità personale e sociale dei medesimi. Come sapete, il testo è depositato, io chiedo di sapere dalla Ministra Lamorgese semplicemente se si può ripristinare la dicitura esistente prima del 2019, dove la parola padre e madre erano semplicemente indicata con la parola genitori. Grazie senatrice Cirinnà. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese risponde all'interrogazione illustrata. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione su alcune criticità che sarebbero derivate dalle modifiche apportate. No, scusate, mi sono sbagliata. Quindi di prima, scusate.
quindi richiamano l'attenzione su alcune criticità che sarebbero derivate dalle modifiche apportate in materia dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019. Con il predetto provvedimento sono state adottate modifiche al precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2015 che hanno ripristinato sulle carte di identità elettroniche dei minori valide per le espatrie le diciture padre e madre in luogo della dicitura genitori. Gli elementi riportati sulla carta di identità rappresentano i dati anagrafici del titolare risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal comune di residenza e conforme ai rispettivi dati dello Stato civile nonché ai relativi registri. Il 9 gennaio scorso evidenzio che il TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione di 4 ricorsi giurisdizionali volti ad ottenere l'annullamento delle disposizioni del decreto ministeriale del 2019, ritenuto illegittimo per violazione di plurime disposizioni di legge. Ad oggi non risulta che i ricorrenti abbiano riassunto le cause dinanzi al competente giudice ordinario. Il garante per la protezione dei dati personali ha di recente comunicato di aver ricevuto segnalazioni in merito a delle criticità nell'applicazione del decreto ministeriale del 2019 in relazione ai profili riconducibili alla protezione dei dati e alla tutela dei minori, manifestando la disponibilità per l'individuazione di interventi finalizzati alla loro soluzione. Abbiamo accolto come Ministero dell'Interno la disponibilità dell'Ufficio del Garante per un approfondimento della tematica e informo che già nei prossimi giorni sarà avviato dai competenti uffici del Ministero dell'Interno un confronto sul tema. All'esito delle interlocuzioni potranno essere definiti gli ambiti di intervento che dovessero evidenziarsi necessari. Una volta pervenuti a una complessiva valutazione sul tema potrà essere considerato il conseguente adeguamento dei software idonee a immettere i dati relativi alle domande di rilascio della carta d'identità elettronica per l'espatrio da parte di coppie omogenitoriali, essendo comunque necessaria una previa modifica regolamentare.